Per cortesia. Per cortesia. Cerchiamo di far terminare il dibattito. Non costringetemi a sospendere o farvi allontanare dall'aula. Grazie. Consigliere Costa. Grazie Presidente. Il primo sentimento umano nell'affrontare contesti così drammatici dovrebbe essere la pietà. Quella pietas che non giustifica, e ripeto, non giustifica, ma perdona l'errore umano frutto di fragilità. Pur nella piena consapevolezza delle sacrosante ragioni storiche che mi portano a distinguere con forza, se mai ve ne sia ancora bisogno, la parte attimo, giusta... consigliere Costa, un attimo. Cortesemente, non costringetemi ad allontanarvi dall'aula. Cerchiamo di rimanere con calma ad ascoltare, se no la porta è lì a disposizione per lasciare l'aula. Consigliere Costa, cortesemente riprenda la parola. Pur nella piena consapevolezza delle sacrosante ragioni storiche che mi portano a distinguere con forza, se mai ve ne sia ancora bisogno, la parte giusta dalla parte sbagliata, considero opportuno rivolgere un pensiero anche ai tanti inconsapevoli, molti dei quali giovanissimi, che si trovarono nell'obbligo di scegliere quale direzione intraprendere e senza la prospettiva storica rimasero travolti dagli eventi. Tra essi anche illustri personaggi della cultura del giornalismo del Novecento, che, a differenza di chi morì, ebbero però l'occasione di redimersi e di rendersi conto dell'errore, divenendo testimoni di quella fase storica e assumendo nettamente tutt'altre posizioni. Il mio auspicio, pertanto, è che a oltre 70 anni di distanza, pur nel sacrosanto perimetro dei principi della nostra Costituzione e dei valori della Resistenza, si possa quantomeno tollerare un sentimento di umana pietà verso quanti scelsero inconsapevolmente e morirono senza gloria. Grazie. Consigliere Mascia, prego. A giudicare dagli interventi che ci sono stati delle opposizioni che a questo punto possono ritenere anche di non ascoltare. Colleghi, il mio intervento, perché evidentemente anche in aula un po' d'ordine per cortesia. Evidentemente sono già pagati. Io direi che non accettiamo che sia fatto. Ecco, siete astupiti, però allora ascoltate anche me. Okay, cortesemente, posso, non fate posso, un dibattito. Ascoltate anche me, visto che siamo in democrazia. Io penso che non si possa fare, lasciatemi anche sdrammatizzare di tutta l'erba un fascio, come è stato fatto da parte di qualcuno di voi nei vostri interventi. E ve lo dico perché noi come Forza Italia abbiamo affrontato questo tema e siamo stati tutti d'accordo nel ritenere che Genova non sarà mai la culla di alcun revisionismo storico, Genova non sarà mai la culla di alcuna nostalgia per ideologie e dittature anche del proletariato, che hanno fatto scempio della vita e della libertà delle persone, delle famiglie e dei popoli nel XX secolo. Questo più chiaro di così penso che non sia possibile esplicitarlo. È chiaro che chi è consigliere di maggioranza e fa parte di questa maggioranza a sostegno di Marco Bucci lo deve al partito che lo ha candidato, lo deve ai voti di preferenza che ha preso, lo deve a Marco Bucci che ha vinto le elezioni democraticamente ed è stato investito da parte di tutti i cittadini genovesi a svolgere questo ruolo, ma lo deve ancora prima a chi per la libertà e la democrazia si è battuto e ha dato anche, se del caso, anche la vita, per fare in modo che oggi fossimo tutti qua dentro a fregiarci della libertà e della democrazia e discutessimo insieme, pacatamente, senza necessariamente gridarsi addosso l'uno con l'altro. Questi debiti di riconoscenza è chiaro che non ammettono iniziative arbitrarie da parte di chi che sia, iniziative del genere io faccio quello che mi pare, non ho niente a che spartire con tutti gli altri. No, qui c'è noi come forze di maggioranza abbiamo, tanto per cominciare, a che spartire un sindaco, che è il nostro sindaco. E su questo piano, se noi siamo per la libertà e la democrazia e siamo per il rispetto della dignità delle persone al di là delle loro legittime opinioni politiche con un vincolo
di solidale, di reciprocità, nessuno può sentirsi più uguale degli altri, nessuno può sentirsi più uguale del sindaco al punto di insultarlo nel corso della manifestazione del 25 aprile. L'uguaglianza a senso unico non ci appartiene e non perdiamo certo tempo a rinvangare chi stava con chi prima del 25 aprile, chi alla sera si è andato ad addormentare con la camicia nera e al mattino si è svegliato col fazzoletto rosso al collo, quanto era patriota chi nonostante tutto issava il tricolore con lo stemma sabaudo e chi sognava per l'Italia un futuro a stelle e strisce e chi invece sognava per l'Italia un futuro tra la falce e il martello sovietici all'insegna dell'Advenì Baffone. Sono tutte queste questioni? Sono questioni queste che non ci interessano perché il giudizio storico sulla liberazione è uno e uno soltanto. Sappiamo benissimo che la liberazione è stata fatta dai comitati di liberazione nazionale cui hanno partecipato tutte le forze politiche democratiche, non solo comuniste, ma anche socialiste, democratico-cristiane, ed è la verità questa, perché per ed è cortesia. La verità, democratico-cristiani, liberali e repubblicani, se non fosse andata così, qualsiasi dissenso e opposizione sarebbe stata pagata con una mitragliata del genere di quella che si prende Benigni per un gioco nel film della Vita Bella, che ci lascia tutti a bocca aperta. In fondo stava giocando con suo figlio, era una marachella e si è preso una mitragliata. Non è andata così, spero che non arriveremo mai a questi punti per responsabilità degli uni o degli altri. Da questa considerazione bisogna ripartire per stare intorno al nostro sindaco, che è colui quale rappresenta l'istituzione democraticamente eletta grazie alla lotta di liberazione e grazie alla Costituzione. E bisogna stare anche attenti e bisogna cercare di iniziare a ragionare in un'ottica di maggiore tolleranza reciproca. Il momento è propizio quantomeno per iniziare a valutare se dall'altra parte della barricata all'epoca dei fatti vi fossero proprio tutte persone consapevoli o vi fosse qualcuno che ci si è ritrovato. Mi permetto di dire... Per cortesia, lasciate concludere il consigliere Mascia. Mi permetto di dire che voi siete forse più interessati dalle fasci e dalle fasce, probabilmente siete infasciati in queste questioni. A noi interessa, siamo orgogliosi della nostra libertà, della nostra democrazia, di quello stemma che c'è di San Giorgio sul golfalone della città di Genova e anche per quella medaglia d'oro. Avete qualcosa in contrario? Non mi sembra. Grazie. Cortesemente, direi che hanno avuto modo di esprimersi tutte le forze politiche presenti in consiglio. Signor Sindaco, a lei la parola, prego. Vuol venire lei? No, no. Lei, Sindaco. Lei, no. Lei cortesemente non si rapporti con il pubblico e il pubblico non si rapporti con il consiglio. Parli all'aula, non alla platea. Presidente, era un tentativo di gentilezza. Cortesemente, lo colgo, secondo era me così, un tentativo di gentilezza. È talmente poco consueto che non l'ho colto, me ne scuso. Allora, vediamo se riusciamo a dare una dimostrazione alla città che siamo in grado di fare un dibattito come si deve, ok? Alla fine ne usciamo tutti vincitori se dimostriamo questo. Non ci riusciamo. Allora, però, cerchiamo di rimanere in silenzio per cortesia. Sì, parla voi. Non posso più dire quello che ho detto prima, sennò Pirondini si arrabbia, quindi sto zitto. Allora, mi scuserete se cerco di leggere, ok? Ma questo in genere non lo faccio, però ho scritto anche grosso così non c'è neanche bisogno degli occhiali, così almeno vediamo di dire delle cose un po' precise, ok? Allora, userò un po' il noi, un po' io, anche perché certe cose io non sono capace a dirle se non dico io, quindi quando dico io vuol dire noi, quando dico noi vuol dire io, ok? Noi crediamo nei valori della Costituzione.
della libertà ottenuta alla fine della guerra e all'eroismo di tutti coloro che vi hanno partecipato, sono stati tanti, tantissimi, anche persone che erano civili, ovviamente. Noi siamo orgogliosi di vivere e essere cittadini di una città come Genova, che è stata decorata medaglia d'oro al valor militare. Per cortesia, lasciamo esprimere il signor sindaco. Ripeto, è stata decorata medaglia d'oro al valor militare. Avanti. Se no, se andiamo avanti così andiamo poco lontano. Non mi costringete a farvi allontanare dall'aula. Per piacere, lasciamo finire l'intervento. Ripeto, che è stata decorata medaglia d'oro al valor militare. Allora, non è un gioco particolarmente divertente. Non è un gioco particolarmente divertente. Lasciate terminare l'intervento, mi pare che sia stato chiaro qual è il vostro orientamento in dissenso rispetto a quanto affermato, e tale deve rimanere. Per cortesia, se no davvero vi faccio allontanare. È chiaro? Ripartiamo. Per cortesia. Signori, non è un momento di dibattito in platea. Vi chiedo cortesemente di stare in silenzio. Prego, signor sindaco. Allora, ripeto, che è stata decorata medaglia d'oro a valor militare e per favore, per rispetto della storia, chiamatela così, perché è quello che è scritto nei documenti ufficiali che sono depositati nell'ufficio del sindaco e qui ne avete una copia per chi la volesse vedere e leggerla. Questo non vuol dire che la Resistenza non ha fatto il suo lavoro. Io sono assolutamente convinto che dobbiamo dire tutti grazie alla Resistenza. Però dobbiamo essere onesti e dire le cose come stanno. Non abbiamo alcuna intenzione di abdicare o rinnegare questi valori. Li sottoscrivo e adesso dico io stesso personalmente, come ho detto anche in passato. Io stesso ho partecipato a numerosissimi eventi che lo dimostrano. E non ultimo, il 25 aprile, dove mi hanno riferito che nel recente passato mai un sindaco avesse partecipato a tutti gli eventi della mattinata, a cominciare dalle 8 di mattina. E io l'ho fatto, e penso che tutti quanti se ne siano accorti. E questo vuol dire che per quanto riguarda la Resistenza e quello che è successo il 25 aprile, siamo tutti assolutamente sostenitori. Non c'è più tempo, però posso andare avanti. Ok. Io mi rendo conto che l'utilizzo della fascia tricolore ha causato alcune proteste. Me ne rendo perfettamente conto. Ampiamente riprese dalla stampa. Siccome penso che tutti i simboli, e questi soprattutto simboli, siano importanti, e la fascia lo è, a me dispiace personalmente che qualcuno si sia offeso. Io chiedo scusa a quelli che si sono offesi e a chi si è sentito colpito, come chiederei scusa a qualunque cittadino, non importa per quale motivo, che si sentisse offeso dal comportamento dell'amministrazione, perché noi siamo servi dei cittadini, siamo servitori dei cittadini e come tale vogliamo mantenere e continuare a esserlo. In futuro noi cercheremo di non offendere nessuno, in nessun modo, e per quanto riguarda la fascia, proporremo un regolamento preciso che sarà sottoposto all'approvazione di questo Consiglio Comunale e ci atterremo scrupolosamente a questo regolamento. I simboli sono importanti e noi cercheremo di dare ancora più importanza e solennità, perché io ci credo sul serio, tutti quanti noi ci crediamo, a fascia, gonfalone, patrocinio e tutto quello che l'amministrazione deve fare. Questo però non ha nulla a che vedere, con il rispetto per i morti, con chi ha combattuto e sacrificato la vita, con chi ha contribuito a ridare la libertà a questa città. Sono due cose diverse. Io sarò sempre a fianco di chi rispetta i caduti, da qualunque parte siano, anche se forse il mio comportamento personale in quelle tremende circostanze sarebbe stato diverso, ma questo è segno di poi, e la storia non si fa con i se e non si fa con i ma. Un sindaco
deve stare con il dolore delle famiglie di tutti coloro che hanno pagato, che siano sul giusto e che siano sullo sbagliato, famiglie che forse non hanno nemmeno loro condiviso certe scelte, ma certamente hanno sofferto molto per una morte violenta. Il sindaco è il sindaco di tutti, e questa frase io l'ho detta il primo giorno, anzi forse la prima notte, era la notte del 26 giugno, e l'abbiamo detta alle forse che erano le 3 di mattina, se non ricordo male, ma quella frase sindaco di tutti, qualcuno prima di me non l'aveva mai detta, anzi aveva detto non sarò il sindaco di tutti, e io mi rifiuto di questo discorso, io sono il sindaco di tutti, e come tale vorrei che tutti si sentissero tutelati e protetti. Il sindaco deve difendere le opinioni diverse, anche se non le condivide, anche se non le condivide. Io non sono mai stato comunista e vado in giro con le persone dell'AMPI, che sono tutte rispettabilissime, e chiunque sia, per qualunque tipo di pensiero. Il sindaco deve essere contro la violenza, da qualunque parte essa arrivi, per la democrazia e la libertà. La nostra libertà finisce dove comincia quella degli altri. E questa è una frase che io ho imparato da piccolo e vorrei che fosse il motto di questa città per far vedere che la città riesce veramente a fare cose grandi. La nostra libertà finisce dove comincia quella degli altri. Forse la fascia tricolore era fuori luogo. Lo decideremo tutti assieme con il nuovo regolamento e lo approveremo qui in Consiglio. Ma la fascia... Cortesemente lasciamo concludere il sindaco. Per lenire il dolore delle famiglie, e la prova civile che volevo dire prima vale anche per queste cose. A chi in questa stanza e in questa sala, sala non stanza, si è chiesto cosa avrebbe pensato il comandante Bisagno? È stato scritto... Io suggerisco di leggersi la storia e di apprezzare il fatto che Bisagno ha addirittura salvato un plotone di militari della Monterosa, accompagnandoli personalmente a casa, in Veneto, e il viaggio gli è costato la vita, direi, in circostanze misteriose. Cortesemente, per cortesia. Al presidente Bisca, con cui mi onoro di avere un ottimo rapporto, ed è un rapporto che vorrei continuasse in ogni caso, e che ringrazio per la prima volta, qui lo faccio pubblicamente, che ringrazio per una grandissima dimostrazione di leadership durante le celebrazioni del 25 aprile, a lui, al presidente Bisca, dico, caro Bisca, Don Abbondio no. Don Abbondio non avrebbe lottato per non aumentare la Tari, non avrebbe lavorato per le partecipate totalmente pubbliche, non avrebbe messo i bilanci a posto, non avrebbe organizzato Euroflora con tutte le sfide connesse su Euroflora. Questo non era Don Abbondio. Qualcuno in questi giorni sulla stampa ha scritto «Tertium non datur», che vuol dire, alludendo al fatto che bisogna necessariamente prendere una posizione in questa battaglia, che io personalmente, francamente, ritengo molto, molto ideologica. Io rispondo in un altro modo, rispondo che esiste molto più di un tertium, ne esistono tanti altri di posizioni. Esiste la nostra posizione, la mia posizione come persona, che è la seguente. Io sono qui perché devo unire e non dividere. Devo amministrare una città verso una visione di città del futuro, che è quella che ci siamo impegnati a fare da 10 mesi a questa parte e continueremo a farlo per i prossimi 4 anni. Questo obiettivo viene prima di tutto, priorità numero 1. E io sono disposto a sacrificare ideologia, sentimenti e durezza di pensiero da tutte le parti esse provengano per unire sforzi e per unire le componenti di tutta la città, tutte le componenti assieme per costruire la prima città del Mediterraneo. Io di questo sono estremamente orgoglioso e lo facciamo tutti assieme, lo faremo per noi e per i nostri figli. E io vorrei che tutti, ma io so che tutti noi ci crediamo, cerchiamo di fare un passo avanti e sono sicuro che ce la faremo. Io vi ringrazio a tutti voi,
a tutti ovviamente i consiglieri, ma anche a tutti voi che siete sugli spalti, posso dire solo questo: sono contento che siate intervenuti e secondo me abbiamo dato una dimostrazione di civiltà. Grazie a tutti. Consigliere Terrile, sull'ordine dei lavori, consigliere. Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Se posso, intervengo sull'ordine dei lavori solo per dire che prendo atto che la storia di questa città per il sindaco vale meno di 4 voti neofascisti e chiedo una sospensione della seduta. Chiedo una sospensione della seduta per 5 minuti per valutare il da farsi. Allora, sulla sospensione è concessa. Ma allora ci sono delle proposte. Consigliere Bertorelli. Consigliere, allora ci sono, mi pare, pareri contrastanti sull'ipotesi di sospensione dei lavori. Quindi, se ci sono, ditemi voi se dobbiamo metterla ai voti o se può essere. Consigliere Crivello, sull'ordine dei lavori? Sì, sì, sì. Prego. Ma guardi, brevissimo, perché la delusione da parte nostra è una delusione profonda, nel senso che la mancanza di rispetto nei confronti di questo gonfalone di quella medaglia è emersa e si evince. Scusi, non fare un intervento sì, no, non sto facendo un intervento. Si evince dagli interventi della maggioranza e anche da parte del sindaco. Credo che la maggioranza e il sindaco abbiano perso un'occasione. Consigliere, la proposta qual è? La proposta è quella che, visto che si è fatto un uso scellerato e responsabile della fascia del sindaco, quella fascia di tutti, noi riteniamo che vi è, da questo punto di vista, la mancanza di rispetto anche di questa sala, di questa aula, che è un luogo della democrazia, noi riteniamo di abbandonare l'aula. Benissimo. Bene, noi continuiamo i nostri lavori allora. Va bene? Benissimo. Allora, se ritenete di abbandonare l'aula, vi prego di farlo, consigliere Putti, lei è sull'ordine dei lavori, mozioni d'ordine. Prego, consigliere Putti. Cortesemente, arrivederci a tutti, potete continuare fuori da quest'aula a manifestare la vostra posizione, arrivederci a tutti, consigliere Putti, prego. Presidente, le chiedevo solo una cosa, siccome fra pochi giorni è il 5 maggio, noi andiamo non ho capito se come amministrazione andremo dal monumento di Quarto e poi a cercare le tombe dei Borboni, se il 20 novembre festa di diritti andiamo dalla tomba di Erode, se festeggiamo la Pasqua e la morte di Caifa, non ho capito queste cose qua. Abbiamo chiaro lo spirito del suo intervento, quindi direi che possiamo continuare con i lavori, chi vuole rimanere rimane, chi vuole lasciare l'aula. Mi scusi, consigliere, no, mi pare che rispetto alla richiesta di sospensione ci siano pareri contrari, se lei vuole la poniamo ai voti. Prego, consigliera. Consigliera Lodi per mozione d'ordine, c'era sì, prima, mozione consigliere, c'era prima il consigliere Pirondini, sempre sull'ordine dei lavori. Prego, consigliere Pirondini. Io chiedevo un chiarimento, signor sindaco, non ho capito se lei si è scusato e si è detto se, secondo lei, la fascia era fuori luogo. Se potesse chiarire questa cosa, perché nel discorso, consigliere Pirondini, di Tarallucci avrà tutto e Vino, mi la sono possibilità certo di riascoltare punto. Le chiedo parole che sono state chiedo pronunciate dal sindaco. Consigliera Lodi vuole sempre intervenire. Visto che continuiamo a non essere in un sistema democratico chiaro. In questo Consiglio Comunale, il Partito Democratico abbandona l'aula. Bene. Allora, direi che ringraziamo i colleghi che ci lasciano continuare i nostri lavori e passiamo a, volevo capire, voi rimanete in aula? Rispondete, il sindaco ha fatto un lungo intervento, consigliere Pirondini,
Consigliere Pirondini, se lei avesse ascoltato con attenzione, probabilmente avrebbe colto le parole dell'intervento del sindaco. Abbiamo condotto un dibattito, direi, civile, non stiamo dando, secondo me, un buon esempio di amministrazione, ma questa è una valutazione personale. Continuiamo quindi con l'ordine dei lavori. Allora andiamo a individuare gli scrutatori. Chiedo la disponibilità del consigliere De Benedictis, che ringrazio, del consigliere Rossi, che ringrazio, e del consigliere Vaccalevre, che ringrazio. Direi che possiamo passare al primo punto, anzi, il primo punto dell'ordine del giorno è una mozione a firma dei consiglieri del Partito Democratico che decade. Passiamo quindi, anche la seconda è decaduta, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, la mozione 39-2018, avente ad oggetto interventi di riqualificazione della spiaggia libera presso i giardini di Punta Vagno. Proponente il consigliere De Benedictis, al quale do la parola. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Ma la spiaggia antistante i giardini di Punta Vagna alla Foce è ogni giorno frequentata nella bella stagione da centinaia di persone che vanno o a rilassarsi o a prendere il sole o a passare qualche ora in compagnia. Ora che ci avviciniamo alla stagione estiva, credo che sia venuto il momento di porre in atto alcuni, direi, accorgimenti per migliorare sicuramente questa spiaggia. La prima cosa sarebbe mettere l'installazione delle docce, perché quelle che ci sono un po' vetuste, diciamo. Quindi direi che la prima cosa sarebbe proprio quella, migliorare il numero e la qualità delle docce. Al tempo stesso bisognerebbe porre una passerella per poter far accedere in modo più agevole le mamme con i passeggini o le persone disabili o date in carrozzella che vogliono frequentare la spiaggia. Quindi io chiedo all'amministrazione, oltre queste migliorie, se si può anche porre un sistema di videosorveglianza per rendere, direi, più tranquilla e sicura questa spiaggia. Grazie. Non vedo interventi in discussione generale, do la parola quindi all'assessore Fanghella per la posizione della Giunta nei confronti della mozione. Prego, assessore Fanghella. Allora, questa è una spiaggia che non ha la libera balneazione, anzi non ha la balneazione, perché è in ambito portuale e perché comunque c'è un problema di inquinamento. La situazione è piuttosto complicata, nel senso che ci sono una serie di cose anche determinate dal demanio e dall'autorità portuale, dalla capitaneria di porto, che ha posto certe eccezioni sulla richiesta. Questo non vuol dire però no. Io le chiederei, se possibile, di mettere invece a farsi promotori di verificare la possibilità sugli interventi richiesti, in modo da poterci dare poter avere un confronto con Capitaneria e con tutti i vari enti per capire se è una soluzione attuabile. Consigliere De Benedictis, c'è la disponibilità di accogliere la proposta di modifica della Giunta? Senz'altro. Prego. Presidente, quindi direi di aggiungere a verificare la possibilità, però cerchiamo di stringere i tempi perché la stagione estiva ormai è cominciata, grazie Assessore, e al tempo stesso direi che per le persone disabili, per le persone che vanno... Cosa c'è Lili, scusa? No, perché forse è un suggerimento della consigliera Lauro. Cosa volevi dirmi? Dimmi. Cortesemente. Che lo riferisco. Io infatti è una mozione. Consigliere che De Benedictis. Che installate queste cose. Va bene? Ok, grazie. Ci sono interventi in dichiarazione di voto? Direi di no. Dobbiamo votare? Sì, è una mozione.
Pongo in votazione la mozione 39-2018 avente ad oggetto interventi di riqualificazione spiaggia libera presso i giardini di Puntavagno, così come emendata su proposta della Giunta. Si vota. Mozione 39, presenti 25, voti favorevoli 25, il Consiglio approva. Passiamo ora alla mozione 40-2018, avente ad oggetto la tutela del patrimonio scolastico collinare. L'atto è presentato da tutti i consiglieri del gruppo Vince Genova, lo illustra il consigliere Costa. Prego. Grazie Presidente, parliamo di tutela del patrimonio scolastico collinare e di fatto quindi di tutela delle realtà collinarie nel loro complesso. Un tempo erano delegazioni, oggi sono parte integrante della città metropolitana, connotate ancora da forte identità e da forte senso di appartenenza territoriale. E mi rifaccio a un recente episodio che riguarda le scuole statali elementari di Bavaria e Apparizione. I genitori e gli alunni delle suddette scuole, più in generale i cittadini che in quelle zone risiedono, hanno manifestato forti preoccupazioni, recepite dal municipio del Levante, territorialmente competente, rispetto all'eventuale mancata formazione delle rispettive classi prime, a causa del momento attuale di decremento demografico. E situazioni analoghe si registrano in molte altre zone della nostra città. Alla luce del fatto che questo tipo di realtà scolastica rappresenta un punto di riferimento fondamentale e indefettibile per quei territori, per i bambini, per le famiglie e per tutta la comunità di riferimento, e che queste scuole garantiscono di fatto la continuità necessaria tra la scuola materna e quella primaria, per tutti i bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni, proponendo spesso attività ricreative di aggregazione sociale sul territorio, tramite progetti articolati e dettagliati, creati appunto in collaborazione tra insegnanti e genitori, progetti fondamentali per la crescita e il mantenimento delle realtà sociali di riferimento. E la loro eventuale chiusura comporterebbe non solo un pericoloso impoverimento di queste realtà collinari, che andrebbe a intaccarne la stessa identità e il senso di appartenenza, e una conseguente svalorizzazione del costrutto locale con ripercussioni negative sull'andamento delle attività commerciali, ma anche l'aumento del traffico veicolare, dovuto allo spostamento delle famiglie con conseguenti problemi di viabilità e di inquinamento, un aggravio di spese per le famiglie costrette a spostamenti gravosi e scomodi per portare i bambini a scuola, e lo svuotarsi durante le ore giornaliere di questi territori, con la perdita delle loro intrinseche caratteristiche di comunità di paese, che sono una peculiarità della nostra città da tutelare e da preservare, e quindi successivo abbandono dei territori con perdita di patrimoni culturali e sociali. Si impegna pertanto, alla luce di questo, il Sindaco e la Giunta ad adoperarsi per mantenere in vita questo tipo di scuole per quanto di competenza, promuovendo e sostenendo tutte le attività necessarie per la difesa delle realtà sociali e culturali afferenti ai territori collinari della nostra città. E ci tengo a precisare che questa mozione intende estendere l'impegnativa a tutte le realtà scolastiche collinari di Genova. Grazie. Non ci sono colleghi che intendono intervenire in discussione generale. Consigliere Fontana, prego. Grazie Presidente. Volevo solamente esprimere un parere positivo su quanto portato dal gruppo Vince Genova e pur comprendendo il fatto che la proposta riguarda tutte le scuole delle zone collinari, volevo far presente l'esigenza inserire anche la scuola di fabbriche del municipio Settimo Ponente. Grazie. Penso che il proponente
che fa cenno di non avere nulla in contrario a questa integrazione. Assessore Fassio, a lei la parola per la posizione della Giunta sulla mozione, prego. Allora, come avete detto, è competenza statale, quindi non è competente il Comune nell'assegnazione del personale necessario per aprire le classi. Ovviamente questo in questo caso riguarda un problema che riguarda le scuole statali, può riverberarsi anche sulle scuole comunali. Credo che bisogna stare attenti e aiutare queste realtà ove possibile, perché ci vuole sempre un bilanciamento tra, come dire, spesa e risultato, però senz'altro ci impegniamo nel sostenere gli utenti presso il MIUR perché vengano aperte le sezioni prime. Non so se ci ascolteranno. Non vedo dichiarazioni di voto. Pongo in votazione la mozione 40-2018, avente ad oggetto la tutela del patrimonio scolastico collinare. Si vota. Mozione 40, presenti 25, favorevoli 25, il Consiglio approva. L'interpellanza 37-2018 decade per assenza dei proponenti. Passiamo all'interpellanza 48-2018, avente ad oggetto la viabilità della zona di via Montaldo, via Bobbio, atto presentato dal consigliere Gambino, al quale risponderà il vice sindaco Balleari. Consigliere Gambino, a lei la parola. Prego. Sì, grazie Presidente. Allora, questa interpellanza è per chiedere alla Giunta un intervento presso un incrocio estremamente pericoloso per la viabilità. E le spiego perché. In prossimità dell'incrocio tra via Bobbio e via Montaldo, la fermata dell'autobus è troppo vicina all'incrocio. Questo determina soltanto possibilità di introdursi sulla corsia per poter girare in via Montaldo di soli 50 metri e quando ci sono gli autobus questo determina il fatto che le macchine, le moto si introducono verso via Montaldo dalla corsia centrale. Successivamente c'è un passaggio pedonale che vede il verde quando il verde è per la possibilità di girare appunto a destra in via Montaldo. Mi chiedo se era possibile accertare la possibilità di fare qualche modifica che mi permetto magari di suggerire, poi valuti lei, o di intietreggiare la fermata di 50 metri per poter permettere una possibilità di accesso più lunga ed evitare appunto queste situazioni di pericolo, oppure spostare la corsia degli autobus sulla parte centrale annullando quella fermata e mettendo una fermata dopo in via Bobbio per gli autobus che vanno in via Bobbio, oppure una fermata dopo l'incrocio di via Bobbio per quegli autobus che invece vanno dritte, quindi dare la possibilità a chi ha necessità di girare a destra per via Bobbio utilizzando la corsia di destra e avere tutto lo spazio necessario per potersi introdurre nella corsia di svolta a destra. Grazie mille. Vice Sindaco, a lei la parola, prego. Grazie Presidente, ringrazio anche il consigliere perché intanto voglio innanzitutto tranquillizzarlo sul fatto che obiettivamente
ha una problematicità, ma è una problematicità che è a norma del codice della strada, nel senso è perfettamente regolamentato e con segnalazioni di tipo verticale che di tipo orizzontale, perché il tempo di accumulo permette la svolta. Obiettivamente però ci sono delle problematiche. Pertanto fase già molto avanzata la seconda ipotesi che lei ha proposto, che è quella dello spostamento al centro della corsia degli autobus con tanto di fermata sempre posizionata al centro. Direi che in fase di avanzamento e dovremo riuscire ad avere nell'arco di pochissimo tempo. Grazie. Consigliere Gambino, c'è replica? Prego. La ringrazio, non ero a conoscenza di questa fase avanzata di lavori di questa amministrazione, quindi la ringrazio sincero. Passiamo alla successiva interpellanza, la numero 57/2018, avente ad oggetto i centri di culto islamici, atto presentato dalla consigliera Fontana, al quale risponderà l'assessore Garassino. Consigliera Fontana, a lei la parola, prego. Grazie Presidente. Assessore, sappiamo che garantire sicurezza alla cittadinanza e buona convivenza, anche attraverso una corretta pianificazione territoriale, è uno dei punti più importanti della nostra amministrazione. Sul territorio genovese sappiamo anche esserci una presenza di numerose case di culto islamiche che rappresentano un ruolo piuttosto importante per la formazione personale dei loro fedeli, che sinceramente non so se esista a livello comunale una mappatura di questi luoghi, anche in considerazione delle molte abusive, dove peraltro sappiamo si favorisca una radicalizzazione delle frange più integraliste e che per una maggiore percezione della sicurezza e delle regole della convivenza civile ritengo che sia necessaria la massima trasparenza anche in questo campo, e volevamo appunto conoscere se esiste appunto una mappatura di questi centri di culto islamici, se è stata approntata una verifica capillare della documentazione che è stata da loro prodotta per tali strutture e come invece si pensa di intervenire per quelle abusive, seppure attive, che sono molto presenti soprattutto nel centro storico e che di fatto sappiamo costituiscono forse la parte più pericolosa per indottrinamento terroristico. Grazie. Assessore Garassino, a lei la parola, prego. Intanto ringrazio sia il Presidente che la consigliera Fontana. Vabbè, per quanto riguarda i centri islamici e tutto quello che sono eventuali indagini su presunti fondamentalisti, quello è chiaro che c'è l'antiterrorismo che lavora non dando informazioni dirette, proprio perché alle volte ci sono delle indagini in piedi che è giusto che rimangano nell'anonimato, con gente che insomma lavora nell'ombra proprio per portare a casa le informazioni che servono. Invece, per quanto riguarda la sua interpellanza relativa ai centri di culto islamici, forniamo per quanto di competenza i seguenti elementi di risposta. La materia è normata a livello regionale dalla legge 4 del 24 gennaio dell'85, recante ad oggetto disciplina urbanistica dei servizi religiosi. Della legge, a seguito di una modifica apportata con la legge 23 del 2016, 410, prevede ora una stringente disciplina, articolo 3, per poter aprire non solo centri di culto, ma anche più semplicemente centri culturali di matrice religiosa, ivi compresi quelli di religione islamica, oggetto appunto della sua interpellanza. Occorre tuttavia precisare che successivamente alla sommenzionata modifica alla legge regionale, modifica che non ha effetto retroattivo purtroppo, sentita la direzione competente, a oggi non risulta siano state presentate istanze da parte di privati per l'apertura di nuovi centri. I centri di culto e i centri culturali di matrice religiosa attualmente attivi sul territorio comunale, ferme restando le necessarie autorizzazioni edilizie, sono stati aperti antecedentemente a tale modifica e pertanto non soggiacendo alle più stringenti regole imposte dal 2016 con la legge appunto regionale di cui parlavo sopra. Non possono dirsi abusivi per effetto della novità normativa ora accennata.
Ciò premesso, in diritto si riporta di seguito la mappatura dei centri islamici attivi sul territorio comunale, nonché ulteriori informazioni utili pervenute dai distretti di polizia locali competenti per territorio. Abbiamo Centro Islamico Culturale della Liguria con sede in via GB Sasso, che per quanto di competenza di questo ufficio non risulta essere oggetto di particolari segnalazioni di criticità. Centro Islamico di via Castelli Cinque Rosso, che negli scorsi anni è stato oggetto di indagini da parte della Questura per sospetti di collegamento col mondo del fondamentalismo. Per quanto di nostra competenza, in passato siamo intervenuti nelle strade adiacenti a tale centro per problemi di viabilità in occasione dei festeggiamenti per la fine del Ramadan. Associazione culturale Khaled bin A. Walid, sita in Vico dei Fregoso, civico 50 e 52 rossi, e Vico Croce Bianca, civico 3 rosso, i locali sono comunicanti, presidente signor Nuali Muhammad, vicepresidente signor Mbaye Mamour. Di queste persone abbiamo recapiti di telefonia mobile, codice fiscale dell'associazione, copia dello statuto è stata ricevuta unitamente a un'istanza presentata al sindaco in data 29 maggio 2015. Centro culturale islamico detta associazione Majir El Fayer, sito in Vico Durazzo, civico 3456 rossi, presidente signore Mbar Hassan, nato a Mohammedia Marocco e all'atto della Costituzione 2012, residente in Genova, attualmente in via di Mascherona. Poi abbiamo via di Pre, civico 73, affiliato all'Associazione Centro Culturale Islamico di Genova, con sede in via GB Sasso 13, San Pier d'Arena, e un'altra sala in via Salvemini, Genova Voltri, dove non dico niente vuol dire che non ci sono particolari situazioni né da parte nostra né della polizia individuate di criticità. Vico Fornaro, civico 4 rosso, denominato Mayed del centro storico, affiliato all'Associazione Centro Culturale Khalid Ibn Walid, con sede in Genova Bolzaneto, responsabile signor Cassan, di cui siamo in possesso esclusivamente del recapito di telefonia mobile, e in Vico Armarola 8 rosso, Mayed Salem, di cui abbiamo un'intensa telefonica corrispondente al centro. La direzione della polizia locale comunica che non risultano altri centri culturali di culto attivi sia in centro storico, è atteso che in via di Pre doveva aprire in sede un'associazione culturale gestita dai senegalesi, ma che di fatto non risulta mai aperta. Possiamo comunque incentivare, diciamo, questura e organi competenti a tenere sempre ovviamente monitorata la situazione, anche per via appunto di questioni che possono verificarsi all'esterno, vista spesso la notevole fruizione a livello proprio numerico di persone ai vari centri. Consigliera Fontana, c'è replica? Grazie Assessore, ed eventualmente le chiedo se posso avere l'elenco, grazie. L'interpellanza 63/2018 decade per assenza dei proponenti, così come l'ordine del giorno fuori sacco che avrebbe dovuto essere votato nel Consiglio odierno. Non avendo nessun altro argomento all'ordine del giorno, dichiaro chiusi i lavori della seduta odierna. Buon pomeriggio.